Buongiorno ragazzi dalla botteguccia dei sigilli, un crimine al giorno, 27 marzo, siamo nella seconda metà degli anni 70, esattamente il 1976 a Milano, il titolo è Idroscalo insanguinato, siamo nell'ambiente dei Sambavilini, sicuramente chic, sicuramente amanti delle armi e il cadavere che viene ritrovato da una guardia giurata quel 27 marzo del 1976 è quello di una ragazzina sedicenne, quindi una giovane adolescente, che è stata presa a sprangate e poi finita con cinque colpi di pistola al volto e al collo in maniera veramente tragica. Adesso vediamo la scheda per la giornata di oggi. Siamo in una cava, nei dintorni di una cava mezzate, nei pressi dell'Idroscalo di Milano. Il delitto è avvenuto probabilmente fra le 18:30 e le 18:45 del giorno prima e la vittima è la sedicenne, appunto, studentessa Olga Giulia Calzoni, di ottima famiglia ovviamente, come i due sospettati, Fabrizio De Michelis di anni 20, amico di Giorgio Invernizzi, anni 20, ex fidanzato della giovane Olga Giulia Calzoni. Il giorno prima, sebbene fossero in rotta Giorgio Invernizzi e Olga, erano andati a fare un giro in auto nei pressi della cava a Mezzate per esercitarsi al tiro con le armi, con una pistola 6,35 e una pistola 7,65 e a quanto raccontano i due ragazzi, insomma, c'era stato uno scoppio d'ira da parte della giovane che era stata colpita per scherzo, dicono i ragazzi, con una sbarra in PVC, che però, guarda caso, si trovava già nell'auto insieme a un'ancora nuova e ad alcuni mattoni, oltre a un sacchetto, una tela praticamente cerata che si erano portati dietro. Il cadavere fu scoperto il giorno dopo, ma nel momento in cui, la mattina presto della stessa giornata, il ragazzo di Olga torna a casa, Giorgio Invernizzi, trova già i carabinieri pronti ad accoglierlo sotto casa per chiedergli spiegazioni relative alla sparizione della sua fidanzata, della sua giovane fidanzata già denunciata dalla famiglia. Lì per lì non sa esattamente che cosa dire, vengono portati in caserma e in realtà confesseranno immediatamente il delitto. C'era stato un riferimento relativo agli amici dei due sospetti che erano stati interrogati relativamente al loro ritorno dalla cava la sera del giorno prima. Con questa ancora nuova e questa tela cerata inutilizzata, con facce molto, diciamo, disturbate apparentemente, erano fuggiti via, erano andati in casa per evidentemente nascondere parte dei mezzi con cui avevano portato a termine questo delitto, che in realtà non è un delitto passionale, non è un delitto d'impeto, ma era stato un delitto assolutamente premeditato in maniera precisa dai due, da Fabrizio e da Giorgio, per insomma sequestrare e chiedere un riscatto alla famiglia con già l'idea in realtà di uccidere la giovane Olga con un'iniezione d'aria nelle vene, poi gettarla all'interno della cava o direttamente all'idroscalo. I due sospettati vengono processati per sequestro e assassinio premeditato e vengono condannati all'ergastolo. C'è poco altro da dire, si è risolto tutto veramente in poco tempo. Un crimine abietto, un crimine sviluppatosi in un ambiente in cui sicuramente i rapporti emotivi, i rapporti sociali non erano esattamente al centro, almeno per queste persone, della loro vita. Insomma, 27 marzo, un crimine al giorno alla botteguccia dei sigilli. Come al solito, ci vediamo domani per la prossima pillola.